Il 28 e il 29 maggio 2022 Roberto Speranza si è recato in Sicilia, prima a Messina e poi a Palermo, e non è stato accolto benissimo. Ricordiamo che il nostro ministro era lì per appoggiare il candidato sindaco a Messina De Domenico e per sostenere la candidatura dell'esponente di centrosinistra Franco Miceli a Palermo. Guardiamo ora il video del suo arrivo proprio a Palermo. Assassino! 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 Intervistato a Messina da alcuni giornalisti, ecco come Robertino ha commentato in un video diffuso da messinaora.it quanto accaduto. A Messina in un cono di contestazioni, che cosa chiedono queste persone? Ma dovunque ci sono persone che non hanno condiviso la campagna di vaccinazione, io dico anche a queste persone che la libertà che abbiamo riconquistato è grazie ai vaccini, grazie alla scienza, grazie alla possibilità di poter avere finalmente una stagione nuova come quella in cui siamo. I vaccini hanno salvato la vita a centinaia di migliaia di persone, questa è la verità. E il bello della democrazia è che c'è chi non è d'accordo e lo dice, ma questo non cambia la verità è che i vaccini hanno salvato la vita a centinaia di migliaia di persone. Il problema è quello delle mascherine a scuola che ancora le accusano di non voler togliere. Ma c'è una norma vigente, noi rispettiamo la norma vigente, lavoriamo perché nel prossimo anno ci possa essere una condizione epidemiologica molto diversa. Dove si vota, anche a Messina c'è uno schieramento che rappresenta una parte di Novax, di No Green Pass, è un movimento che c'è a livello nazionale, cosa rispondete? Ma noi rispondiamo con la certezza del lavoro che abbiamo fatto, che qualifica il nostro paese, con una proposta che parte proprio dalla difesa della sanità pubblica. La sanità pubblica è la cosa più importante che abbiamo, dobbiamo difendere al coltello tra i denti e non dobbiamo avere paura. Chi contesta è libero di farlo, ma noi dobbiamo difendere a testa alta le nostre idee, senza alcuna paura. E io continuerò senza problemi ad andare in giro e a spiegare la mia idea di riforma della sanità italiana e la mia idea del rapporto tra scienza e le nostre scelte. E io penso che questo sia molto molto rilevante. Ministro, il Covid ha svelato molti problemi nella sanità, anche a Messina ci abbiamo fatto i conti. Lei oggi qui sostiene una coalizione di centrosinistra. Quali sono i temi che state mettendo al primo posto oggi qui con la sua presenza? Ma mettiamo al primo posto la difesa di diritti fondamentali, quale ad esempio la sanità, quale ad esempio l'ambiente, che è una questione essenziale, il lavoro. Questa è la differenza per me tra la proposta del centro-sinistra e quella della destra. Noi siamo dell'idea che si possano costruire le condizioni anche in questa città per un'alternativa di progressista che parta dalla difesa dei beni pubblici fondamentali. Ministro, come evolve la pandemia?
Ma siamo sicuramente in una fase migliore, già avvenuta negli anni passati, che durante l'estate c'è un calo dei contagi. Ora gli italiani sono molto protetti grazie al fatto che oltre il 90% ha completato il ciclo primario e dobbiamo insistere comunque con una linea ancora di attenzione e di prudenza. Dobbiamo essere consapevoli che l'anno che arriva è un anno in cui ci possono ancora essere sfide. Dobbiamo essere pronti, preparati per affrontarle, ma siamo molto più forti rispetto al passato, soprattutto, io lo ribadisco, grazie ai vaccini. È consapevole che il sindaco precedente ha amplificato quelle che erano le misure, creando addirittura una zona super rossa. Ma sono polemiche del passato che sinceramente non mi riguardano. Ora guardiamo al futuro, noi abbiamo messo in campo in questa città un progetto per il futuro e di questo ci occupiamo e di questo lavoriamo. Grazie. Questo progetto per il futuro, ci sono anche previsti ulteriori aiuti? Questa città era già in una crisi profonda, il Covid ha peggiorato tutto. Messina è una città fondamentale non solo per la Sicilia ma per tutto il nostro paese, quindi dobbiamo creare le migliori condizioni possibili perché questa città possa essere forte, perché una Messina più forte fa bene alla Sicilia, ma fa bene a tutta l'Italia. Grazie. Grazie. Andiamo che siamo veramente... È inutile. Quando si lavora solo per il bene del popolo, è inevitabile che la risposta sia così calorosa. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.